Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale. Nello scorso episodio, ragazzi, siamo andati in vacanza in questo posto veramente incredibile. Guardate, sulle rive del fiume, in campeggio. Un posto immerso nella natura. Tutto ciò che avremmo sempre voluto fare in vacanza, eccolo qui. Quindi mi sa che torneremo più volte a fare una vacanza in questo posto, o comunque posti simili, perché è veramente bellissimo. Ci stiamo rilassando tantissimo. Siamo stati già, quant'è? 2 giorni qui. Quindi adesso è l'ultimo giorno, ragazzi. Oggi dovremo tornare a casa, ma prima di fare ciò ho una cosa bellissima che voglio fare con la famiglia. Voglio portare Andreas a fare una roba bellissima che, beh, vi avevo un po' annunciato nello scorso episodio, ma vi avevo detto che non l'avremmo fatta, ma in realtà il tempo c'è e quindi mi sa che oggi ci andremo. Andremo a fare in moto un giro di pista. C'è una pista non troppo lontano da qua, si può passare di lì quando si torna a casa. E ragazzi, beh, è tanto che non andiamo in moto e ci sta assolutamente fare una cosa del genere. Comunque, come vedete, siamo ancora sulla barca in riva al fiume con Andreas e stavamo pescando, abbiamo pescato un po' di pesci, vi ricordate l'ultima volta abbiamo interrotto che ci trovavamo qua? Adesso torniamo da Anna e andiamo a vedere di iniziare a smontare tutte le cose e ripartire con il camper. Dobbiamo tornare indietro a dove eravamo, vi ricordate? È stata veramente una vacanza bellissima, penso si siano divertiti tutti. Comunque ragazzi, aspettate un attimo che voglio provare a tornare sulla barca. Ok, spingiamola un attimo via da qua, perché perfetto, perché sennò non riesco ad... ok, perfetto, perché ragazzi, non avendo un'ancora, facciamo sempre fatica a magari ok, un attimo, mettiamoci un po' più in su. Ok, Andreas, vuoi rimanere lì in piedi? Cioè, ti puoi anche sedere se vuoi, vabbè, lui rimane lì in piedi. Pesca abbastanza bassa questa barca, quindi avete visto che, ok, infatti ci siamo incastrati anche questa volta, ci si incastra facilmente e poi si impenna perché abbiamo tutto il peso dietro e quindi, come vedete, insomma, peggiora la situazione. Cavolo, non è proprio adattissima questa barca per questo tipo di... oh, diamine, aspettate, proviamo a girare. Niente, si è incastrata, mannaggia. Ok, proviamo a girare da questa parte. Allora torniamo un attimo indietro e poi rientriamo di nuovo. Vediamo se ce la facciamo. Ah, pesca sabbia, lo vedete? Pesca sabbia. Ok, forse adesso. No. Sì, perfetto, ci siamo liberati. Ok, vediamo di tornare indietro. Riproviamoci questa volta. Magari se andiamo al centro forse dovrebbe essere meglio. Ok, sì, meglio, decisamente meglio. È difficile fare questo pezzo, questo pezzo di rapide, perché appunto si incastra. Ok, anche quello dopo, vedete che ci sono dei pezzi un po' ripidi. E Andreas vuole rimanere in piedi. Ecco, ci siamo di nuovo messi. Ok, se metti il peso davanti, se ti metti più avanti, Andreas, almeno così non ci impegniamo tecnicamente. Ma ci incastriamo comunque, caspita. Aspettate, oh diavolo, dai che ce la facciamo, sì. Oh cacchio, le rocce, poi stiamo imbarcando acqua, non so se lo vedete, un macello. Oh diavolo, ogni volta la stessa storia, però è possibile, vi garantisco che è possibile. L'abbiamo fatto anche in discesa, ok. Oh sì. Vai. Controcorrente. Bravo Andrea, stai lì. Se stai lì davanti il peso si distribuisce bene, così il motore almeno non pesca troppo in basso, pesca più in avanti. Quasi, stiamo facendo un piccolo centimetro al secondo. Sì. Dai, che ce la stiamo facendo. Sì. Perfetto, ok. L'ultimo pezzo di ripide e poi dovremmo farcela. Di rapide poi dovremmo... oh, che bene. Perfetto, dovremmo essere quasi liberi e invece no. Eccoci qua. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, mettiamoci di nuovo qua del molo. Dobbiamo metterci dall'altra parte della corrente, così che la barca sbatta contro il muletto di legno. Vedete, perché sennò... ah, c'è Anna laggiù. Ciao Anna. Ok, allora scendi Andreas, vieni con me. Porta anche le canne da pesca. Porta... che bel salto, che... bellissimo salto, l'avete visto? Purtroppo dobbiamo andarcene perché si è fatto tardi. Dobbiamo ritornare il camper tra pochissimo, quindi non vogliamo stare del tempo extra qua, perché poi naturalmente ci fanno pagare ancora di più. E se non glielo ritorniamo in tempo, non ci fanno pagare solo $100, ma molti di più, perché pensano che lo stiamo rubando chissà cosa. Quindi dobbiamo tornarlo esattamente quando dicono loro. Comunque vedete, abbiamo preparato un po' di cose, zainetti con le crema solare, le ciabatte, tutto quanto. Questo è per il mare, ma alla fine non l'abbiamo neanche usato, le ciambelle, tutte queste cose, perché questa è una corrente troppo forte. I nostri vicini non sono stati troppo, insomma, hanno fatto un po' di casino la sera, ma un po' di risate, schiamazzi, ma niente di che, dai, niente di che. Alla fine, per un posto così bello in mezzo alla natura, veramente Andreas, ti sei divertito un sacco, vero? È vicinissimo anche alla città, avete visto, non ci abbiamo messo quasi praticamente niente. È un po' difficile da raggiungere perché, come avete visto, bisogna attraversare il ponte laggiù, però per il resto sì, ci sta. Quindi detto ciò ragazzi, io direi che iniziamo a smontare tutto e smontiamo il tendalino, che come
come vedete l'abbiamo lasciato aperto da un bel po' di tempo. Non ha mai piovuto fortunatamente, però ci ha protetti dal sole in maniera incredibile. Rimettiamo tutta la roba dentro nel vagone dietro, nel portaoggetti, e basta. Per il resto purtroppo dobbiamo lasciare questo posto, ma magari ci torneremo, magari il prossimo anno o appena riavremo tempo di nuovo. E che è bello d'estate, ma d'inverno nelle altre stagioni non saprei. Ok ragazzi, allora fatemi fare un controllino, fatemi fare un giro di controllo aggiuntivo, giusto per vedere se abbiamo tolto tutto. Sì, allora materassini, gommoncini, tolto tutto, canne da pesca, poi avevamo qua anche i vermi, le cose per pescare, tutto tolto, tutto fatto, perfetto. Possiamo chiudere, possiamo rimettere le sedie dentro, possiamo chiudere il tendalino che tanto è solo un pulsante. Qualcuno di voi mi ha chiesto se lo compravamo, comunque se acquistavamo una roulotte, un camper o qualcosa. Ci sto pensando, dopo questa vacanza veramente ragazzi ci sto pensando, ma purtroppo non abbiamo posto in cui lasciarlo a casa, nella casa di adesso. Quindi spero che quando costruiremo la nuova casa tra non molto avremo spazio per metterci anche il camper. Ok signori, benissimo, fatto. Wow, è stato più facile del previsto. È più facile smontare le cose che montarle, purtroppo. È così che funziona. Quindi fatemi fare di nuovo un giro per vedere se è tutto. Quindi come vedete si è chiuso correttamente il tendalino, perfettamente. È veramente una bomba questo tipo di sistema. È veramente fantastico, perché dobbiamo solamente mettere due pali e sì, ed è già tutto pronto di suo. Corrente non l'abbiamo neanche mai usata, quindi vabbè, perché qua non c'è la colonnina. Se poi andassimo in campeggio ci sarebbe la colonnina. Qua abbiamo chiuso, perfetto, il vano. Assicuriamoci che sia chiuso, perché può succedere ragazzi che magari quando partiamo e facciamo una curva si apre e cadono tutte le cose, ed è, può essere molto pericoloso anche per la gente dietro di noi, o in generale non vogliamo perdere il carico. Quindi assicuriamoci che sia ben chiuso, ma mi pare che sia ben chiuso. Poi che cosa abbiamo? Niente, qua tutto a posto. Il gabinetto va svuotato, quello assolutamente lo svuoteremo, ma a casa, perché qua è meglio non buttare tutte le cose nella natura, perché ci sono anche cose chimiche che dobbiamo mettere nel gabinetto, insomma delle... No, non sto qua a parlarvi di quello, dai ragazzi. Quindi niente, adesso saliamo su, credo che sia tutto. Grazie mille della compagnia e del fuocherello eccetera eccetera. Ciao amici, ne manca qualcuno, ma mi sa che stanno dormendo ancora, perché questi si svegliano veramente tardissimo la mattina. E vediamo un attimo, Anna, quando sei pronta puoi salire sopra. Andreas, vieni su, dai, so che non te ne vuoi andare, ma forza, vieni con noi, dai, su, salta su. Ok, siamo tutti pronti? Anna, pronti? Siamo tutti pronti, perfetto. Non abbiamo lasciato niente, questo è molto importante, perché poi alcune delle cose sono nostre, ma alcune sono loro, e non vogliamo assolutamente che glielo ritorniamo senza magari materassini o robe del genere. Arrivederci posto, grazie mille, abbiamo passato delle giornate veramente incredibili qua. Cavolo, una cosa che mi sono dimenticato di controllare, ma Anna, cioè, Lily e Super sono dentro? Ah, sì, 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 ecco, Super lì sta dormendo. Ok, 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 no, perché mi sembrava strano. Cavolo, ho preso un colpo. Lily pure, cioè, no? Sì, ok, hai controllato tu, perfetto, ragazzi. Torniamo sulla macchina, vediamo un attimo se riesco per caso a ritornare dove eravamo, da dove siamo arrivati, perché sinceramente mi sa che è l'unico posto per passare di qua. Qua, cavolo, non c'era l'acqua l'altra volta. Vabbè, ok, tanto è poca poca acqua, non fa niente. Però, guardate, potremmo anche tornare su da qua, sinceramente, senza far quel ponte orribile, perché qua sarebbe veramente, forse da qua dovevamo scendere, anche se c'era quel ponte lì che è stato creato apposta per non dover scendere da qua. Oh mio Dio, tutto di lato, è tutto di lato. C'è Super che si sta, ok, 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 cavolo. No, mi sa che questa non è una grande idea, forse di qua, vediamo se riesco a tornare su. Oh, mamma mia, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, è troppo pesante. Probabilmente di qua, sì, ok, perfetto, di qua come vedete è molto meno ripida la situazione e si collega subito alla strada, caspita, ok, bene. Ottimo ragazzi, quindi questa volta non prendiamo la strada per sopra, prendiamo la panoramica, diciamo così, così ci facciamo anche un bel giretto in camper. Fatemi vedere un attimo che non mi ricordo mica. Ok, si trova esattamente qua, quindi in realtà è proprio dall'altra parte della città. Ok, però, vabbè, ok, facciamoci un giro veramente tanto panoramico. Pensavo che, c'è la polizia, aspettate, mettiamoci, ci sono i carabinieri, aspettate, mettiamoci sulla destra, facciamoli passare. Stanno inseguendo, oh mio Dio, oh mio Dio, mi ha sfiorato. Mi ha sfiorato malissimo, l'avete visto ragazzi? Ho preso un colpo, mi ha sfiorato tantissimo, i carabinieri lo stavano inseguendo, ho preso un colpo di quelli bruttissimi. Oh mamma mia, che... anche perché se avesse danneggiato il nostro camper qua, cioè noi glielo dobbiamo tornare oggi, proprio oggi, pensate se avessimo avuto un incidente. E dobbiamo proprio trovare un posto, eccolo qua, un benzinaio, attenzione, fermiamoci che i freni qua non è che siano proprio il massimo. Eccoci qui, bene, ok, vediamo un attimo, facciamo benzina, questo beve, beve, il camper beve decisamente.
decisamente di più. Beh, non della nostra macchina adesso, la MG che abbiamo lì, però sicuramente di altre macchine che abbiamo testato, assolutamente sì. Bene ragazzi, quindi dato che avremo un bel tragitto da fare, bello lungo, che ne dite se saltare il viaggio e ci vediamo una volta che siamo arrivati almeno vicini a quella zona, perché dovrebbe esserci una pista che ho visto su internet. Mi scusi, gli ho tagliato la strada. Stavo dicendo che appunto ho visto su internet che c'era una pista momentanea, provvisoria di motociclette, di motocross. Non so se è fuori strada o sulla strada adesso. Vi fanno fare questa esperienza in moto molto carina, quindi potremmo farla noi e farla fare anche ad Andreas. Sarebbe carina come cosa, che ne dite? Quindi ci vediamo una volta che siamo arrivati là ragazzi. Ok, dovremmo essere vicini ragazzi. Tecnicamente da quello che ho letto è su questa autostrada, in una stazione di servizio a metà tra le due, tipo un autogrill, ok? E lì dovrebbero aver messo la pista tecnicamente. Forse qua a sinistra. Mi sa che siamo arrivati. Ok, ottimo, perché proprio adesso ho di nuovo finito la benzina, quindi ci sta assolutamente fermarci un attimo. Sì, avevo ragione. Guardate che roba ragazzi. Oh mio Dio, avevo ragione davvero. Però è chiusa la stazione. Come diamine facciamo? Aspettate, parcheggiamoci un attimo qua. Voglio vedere com'è questa situazione. Wow, ma è fighissimo. È bellissimo, guardate qua. Allora, noi scendiamo un attimo dal veicolo. Anna, se vuoi vieni anche tu. Giusto perché non ho capito esattamente come parcheggiare, dove noleggiare le moto, cosa fare, come girare qua in pista. Perché come vedete questa dovrebbe essere una stazione di servizio normale. Cioè tentiamo di non attraversare la pista, perché non si sa se c'è qualcuno che sta girando in questo momento. Oh mio Dio, è incredibile. Allora, vediamo un secondo. Anna, tu hai capito qualcosa? Perché sinceramente vedo la pista, non vedo nessuno che gira. Non capisco dove... Aspettate, proviamo a raggiungere magari il punto centrale qua della stazione. Magari abbiamo un'idea migliore su cosa fare, dove andare, come fare. Che qua ci sono anche i camion parcheggiati e tutto. Ma è proprio chiusa, questa stazione è proprio chiusa per permettere di fare questa pista. Bellissimo, è bellissimo. Ok, allora, benissimo, siamo qua al 24/7. Magari qua se chiedo delle informazioni ci sanno dire qualcosa, anche la pista, anche le pompe di benzina, vedete, sono completamente chiuse. Vediamo un attimo se hanno qualcosa. Salve, permesso, salve, ehi là, ciao. Scusa amico, ho visto la pista, no, non voglio. Vabbè, mi prendo anche, sì, mi prendo anche un meteorite. Grazie, sì, mi prendo anche qualcosa. Magari un meteorite o qualcosa, aspetta un attimo. Aspetti un attimo, mi scusi, prendiamoci qualcosa. Perché abbiamo forse, beh no, degli snack ce li abbiamo, poi nel camper abbiamo sicuro qualcosa. Però prendiamo gli ego chaser comunque, prendiamo ne due, ok? Giusto per il tragitto, per tutta la famiglia. Allora, scusi, signore, volevo chiederle, ma ho visto che qua di fuori c'è una pista. Dove diamine? Cioè, come si fa? Come si partecipa? Dove dovrei noleggiare le moto? Ah, ok. Sì, 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 è messa dalla città. Lo so, lo so. Ah, ok, dietro là. Va bene, grazie mille. Grazie, non lo sapevo. Ah, non lo sapevo. Grazie mille e niente. Allora, buona giornata, arrivederci. Lo faccio subito, grazie. Arrivederci. Ok, ragazzi, apparentemente laggiù c'è il, vedete, lì dell'ammunition più o meno. Si noleggiano le moto, vediamo un attimo che moto possiamo noleggiare lì dove c'è, c'è una Giulia quadrifoglio anche parcheggiata lì, ok, allora fatemi dare un'occhiata, magari trovo qualcosa. Ok, fatemi dare un'occhiata, innanzitutto devo vedere se posso, mi sa che devo anche prendere un po' anch'io di soldi a all'ATM, però vediamo un attimo, proviamo ad attraversare, vediamo, non credo passi nessuno in questo momento, facciamo veloci, 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 benissimo, wow, bella la Giulia anche, molto molto bella. Vi ricordate quando avevamo una Giulia, mi pare che ce l'avevamo una Giulia bellissima blu, mi pare, o rossa, non mi ricordo, ma incredibile. Comunque eccoci qua, oh, eccole qua, perfetto. C'è scritto, ok, possiamo noleggiare a giornata, orario, a ore. E c'è scritto che possiamo noleggiare le moto a ore. E sono queste tre, giusto per girare. Ok, non sembrano tipo KTM o cose molto molto belle, però sono senza targa e sono probabilmente con i numeri, vedete, fatte apposta per girare qua in pista. Ci sta, ci stanno assolutamente. Allora, boh, entro dentro, proviamo a entrare dentro, vediamo se ci sa dire qualche prezzo, qualche cosa. Non so come funzioni, cosa devo dare, una caparra, l'età. Vediamo un attimo, perché vorrei farlo fare anche ad Andrea. Permesso, salve, buongiorno, ehi là, amico, salve. Ciao, non sono interessato a un'arma questa volta, ma vorrei sapere, vorrei avere delle informazioni sulle moto. Sai, le moto, quelle lì che sono fuori, vorrei noleggiarle per un'oretta, magari due moto, non so se per lei è un problema. Ah, ok, ok, perfetto, non è un problema. Allora, una domanda, c'è un'età minima? Ok, 16 anni, va bene, ho capito. Allora, no, non può farlo mio figlio, va bene. E niente, allora lo possiamo fare solo noi. Allora, una moto, una moto per un'ora, ok, $25, va bene, sì, va più che bene, però il gas, la benzina ce la devo mettere io, va bene, niente, allora, sì, prendo un'ora io, le do i documenti e tutto quanto e la prendo per un'ora, ok, grazie, solamente per il circuito, purtroppo, però possiamo girare per il circuito quanto vogliamo per quest'ora, illimitatamente, è un prezzo abbastanza onesto, e niente, prendiamo questa qua, tipo, esatto, questa camo, mettiamoci il casco che ci ha dato, vediamo di farci un giro. Allora, non so
so sinceramente, ragazzi, dove sia l'entrata di questa pista, perché come vedete mi sembra, cioè non so dov'è lo start, è un po' confusionaria, mi sembra, cioè fa un po' di confusione. Vediamo se magari qua dietro abbiamo una spiegazione. Oh mio Dio, quanto tempo era che non andiamo in... Ah sì, eccolo qua. No, questo è finish o start? O forse sia start che finish? Ah sì, sia start che finish. Però come ci arriviamo lì? Bella domanda, ragazzi, bella domanda. Cioè è prevista così la pista, è fatta male, è fatta tipo strana. Vediamo un attimo, magari... Ah, qui ce l'ho... Mannaggia, non ci credo, qua c'è lo spazio per entrare. Ok, vediamo un po' com'è strutturata, non lo so, forse questo sia l'inizio che la fine della pista. A me sembra che stiamo andando al contrario, ma proviamoci. Ok, 3, 2... Uno, allora facciamo, anzi aspettate un attimo, facciamo prima questo giro giusto per capire bene com'è la pista, non lo facciamo super veloce, poi magari facciamo altri giri molto più veloci, scaldiamo le gomme, non so se si scaldano anche qua come in Formula 1, ma scaldiamo le gomme, facciamo due giri per ambientarci e poi possiamo fare quello definitivo, ok? Quindi 3, 2, 1, andiamo, ok, perfetto, vediamo un attimo com'è, girare qua a destra, wow, si passa sotto, che figo, ok, non lo sapevo, giro gigantissimo a 360 gradi, praticamente anche di più forse, bello, bello, un altro ponte, bellissimo, wow, ok, qua si passa per le pompe di benzina. Wow, saltone! Oh, no, sono uscito dalla pista. Sono uscito dalla pista. Ho decisamente esagerato, caspita. Per riprovarci devo rientrare nel punto in cui... Scusi, signorina, lo so che sta guardando la mappa, mi dispiace, non volevo disturbarla. Ok, perfetto, ci siamo, ci siamo. Riproviamoci di nuovo da capo. Dobbiamo andare piano. I salti dobbiamo decisamente andare piano. Facciamo un altro giro giusto per capire la pista. Quindi, qua è una curva a destra, si passa sotto il ponte. Wow, 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 curva enormissima, super gomito. Perfetto, l'altra l'avevo fatta più velocemente prima, ok? Poi qua sinistra, benissimo, sotto il ponte di nuovo, sinistra, sinistra, sinistra di nuovo, salto altissimo, quindi andiamo piano, perfetto, discesa, ok, curva destra e qua, oh diamine, qua cosa bisogna fare? Mi sa a destra, dai cartelli vedo a destra, qua, poi tutto il giro di qua, c'è il nostro camper anche, ok, di qua e poi si torna indietro, ah ma oh diamine, e se la gente va, oh diamine, ho preso pure la gomma, ma se la gente va in due, si scontrano? Che diamine c'è? Questo è il ritorno e poi il finish e lo start, non ci credo, non ci credo che l'hanno veramente fatta così. Cioè può girare solamente una persona a pista se è così. Ma che diamine. Che diamine. Ma potevano farlo laggiù tipo il finish, no? Perché farla così? Ed è questo il finish. Non ci credo. Vabbè, no. Ma se gira più di una persona si rompe tutto. Che diamine. Ma come gli viene salta, come gli salta in testa? Boh, per fortuna ragazzi siamo solamente noi oggi, perché sennò vi giuro avrei avuto una parola. Non l'avrei fatto, non l'avrei fatto. Se ci fosse stata un'altra persona al contrario non l'avrei fatto, e per fortuna non ho portato Andreas, perché sennò ci saremmo potuti scontrare e sarebbe potuto andare molto male. Comunque partiamo e questa volta facciamo il giro, cerchiamo di farlo più velocemente possibile, ok? Facciamo con il timer, vediamo quanto riusciamo a girare, quant'è, insomma, questo lo facciamo seriamente, ok? Ok, 3, 2, 1, via, partiamo, 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 ok, facciamolo veloce, quindi qua curva a destra, rallentiamo poco, 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 ok, super curva gomito, perfetto, saltiamo qua sopra, wow, ho preso già le gomme, andiamo via, 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 super accelerata, ok, non è che io sia un granché a guidare, ragazzi, però comunque, lasciatemi un attimo di spazio, qua salto enorme, oddio, mi si è pure impennata, l'abbiamo pure presa male, che cavolo ci fa un'auto in mezzo qua alla strada, ok, vai, 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 super, vai, 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 cavolo, curva a sinistra, oh, cavolo. No, questo ci ha rallentato tantissimo. Questo ci ha rallentato tantissimo. Che diamine ci fa questo in qua in mezzo? È una pista, caspita. Ok, ok, ok. Attenzione, piano qua. Piano qua che si vola. Ok, perfetto. A sinistra, vai, 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 vai. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo quasi al finish, siamo quasi al finish. Finish! Un minuto, ci ho messo un minuto. O un minuto preciso, forse. Un minuto, wow. Ok, ok. Ci picchia. E riproviamoci. Proviamo a farlo in meno di un minuto questa volta. Molto meno di un minuto. Ci siete? Pronti? 3, 2, 1. Via, partito. Andiamo, 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 andiamo. Questa volta cerchiamo di non fare gli stessi errori che abbiamo fatto prima, quindi qua in piena, qua rallentiamo, perfetta, questa è una bellissima curva, mi è piaciuta, mi è piaciuta, attenzione alle gomme, ho fatto lo stesso errore di prima, le gomme, qua a sinistra, vai, 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 qua può accelerare al massimo, ok, qua frenare però, ok, ho premuto il clacson per sbaglio, ok, ok, non è male, non è male, non è male, c'è di nuovo l'auto che ci traccia, maledetto, ma non ci credo, ti devo, oh, siamo, questa è una pista, questa è una pista, hai capito, te ne devi andare da qua, te ne devi andare da qua, ho capito che non riesci più a uscire, ma come diamine sei entrato, non lo so, sei pazzo. Sei drogato, poi chiamo la polizia, chiamo quelli della pista, ti fanno rimuovere. Aspettate che prendiamo la targa, che non è possibile sta cosa, io cercavo di fare il giro, potevo morire per una roba del genere, non nasconderti da dietro, facciamo la foto alla targa, ecco fatto, perfetto, salvata, e che diamine. No, perché mi stavi ammazzando, mi stavi, e mi hai fatto perdere tutto il tempo che dovevo. Mannaggia la miseria. Ottimo, speriamo di non trovare altri come quello lì, che altri, boh, imbecilli che si mettono in mezzo alla pista quando non dovrebbero. Partiamo, 3, 2, 1, via, partiamo.
partiti, perfetto. Ok, andiamo qua, prendiamo la larga perché sappiamo che è una bella curva enorme. Questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. L'ho fatta più velocemente di sempre. Attenzione alla gomma a destra. Ok, qua ho rallentato forse un po' troppo. Curva a sinistra, gigante, sempre accelerata, quasi sempre accelerata. Perfetta. Qua andiamo piano, qua andiamo piano. Perfetto, quel tizio se n'è andato per fortuna da lì. Non so come, ma se n'è andato. Qua è una curva a destra, sinistra, destra, sinistra. Oh mio Dio, che slalom! Che zigzag abbiamo fatto, che zigzag abbiamo fatto. Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Non ci siamo neanche fermati lì delle gomme. Perfetto, perfetto. Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Attenzione, ok, qua ho sbattuto un po', ma lasciatemi un attimo di... Ok, vediamo se riusciamo a farla in meno di un minuto e a battere il nostro stesso record. Ok, ci siamo quasi. 55, 56, 56, 56. Ho battuto il mio record, ho battuto il mio record. 56 secondi, non so quale sia il record ufficiale, però dovremo... ce l'abbiamo fatta, dovremo vedere dopo. Facciamo l'ultimo giro, ragazzi, e poi basta, e poi basta. Facciamo l'ultimo giro. 3, 2, 1, via. Partito, partito, partito. Sarebbe fantastico se riuscissi, già partiamo malissimo qua. Forse no, forse no, forse no, forse no. Forse era la cosa giusta da fare. Oh, gomme, gomme, gomme. Vai, 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 vai. Vediamo se riusciamo a farle in meno di quel tempo che abbiamo fatto. Oh, cacchio. Ok, vai, 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 vai. Attenzione qua, attenzione al salto. Wow, salto fatto. Bene, 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 bene. Benissimo. Aia, lì ho sbattuto la gomma, lì ho sbattuto la gomma. Vediamo se riusciamo a recuperare un po'. Qua abbiamo recuperato decisamente parecchio, decisamente parecchio. Attenti alla gomma qua. Wow, bene, questo mi piace, mi piace, mi piace come sta andando, mi piace come sta andando. Forse riusciamo a battere i nostri tempi. Ok, 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 okay. Ci siamo, ci siamo. Wow, mi piace, questo giro è forse il giro migliore che abbiamo fatto finora. Certo, il tempo lo dirà, il tempo... No, 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 caspita, stavo andando contro le gomme. Il tempo dirà la verità, il tempo darà il nostro risultato. Ok, 53, 54, 55, sì, 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 abbiamo battuto anche il tempo. Stiamo battendo ogni cavolo di record, 55 secondi, ragazzi, incredibile. Bene, basta, però per oggi basta. Lasciamogli la moto che dobbiamo tornare a casa a consegnare il camper. Non vogliamo perdere troppo tempo che già, come avete visto, è arrivata sera. Rimettiamogli la moto esattamente dov'era. Bello, mi è piaciuto veramente tanto. Spero che vi sia piaciuto anche voi, ragazzi. Lasciate un like, mi raccomando, ricordatevi. Se non l'avete ancora fatto, togliamo il casco, ma mi sa che no. Boh, vabbè, vediamo un secondo. Rientriamo da lui. Salve amico, Eila. Sì, sì, è fatto, ho fatto tutti i giri che dovevo fare. Grazie davvero. Se mi puoi ridare il documento sarebbe ottimo, grazie, così posso tornare a casa. Ok, perfetto. Torniamo dalla nostra famiglia che, non so, hanno aspettato in camper che ci divertissimo tutto il tempo. Purtroppo Anna non gli piace girare in moto. Andreas è troppo piccolo, apparentemente servono 16 anni. Ragazzi, grazie a tutti della visione. Adesso terminiamo qua, andiamo a riportare il camper dove lo abbiamo preso e basta. Per oggi siamo veramente stanchissimi, quindi abbiamo le bici che non abbiamo mai usato, a parte un girettino piccolo che abbiamo fatto ieri, ma per il resto è stato un po' inutile. Forse sarebbe stato meglio portare le motociclette, ma comunque, ragazzi, detto ciò, anche se avremmo pagato veramente tantissimo, grazie a tutti, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like sotto questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi sul canale. In descrizione c'è il mio Instagram in cui vi faccio scegliere che cosa succederà nei prossimi episodi della vita reale, quindi mi raccomando, seguitemi lì e scrivetemi che cosa ne pensate, che cosa volete vedere di nuovo, eccetera, eccetera. Questo è tutto, ragazzi, grazie ancora, arrivederci.